sindaco Abadia San Salvatore si sta preparando ad un periodo intenso e frenetico di attività che possano in qualche modo aiutare l'economia locale, un'economia di non facile gestione. Sì, stiamo parlando del turismo che è una delle gambe fondamentali del turismo di accoglienza, perché noi dividiamo anche il turismo sportivo, che è un altro aspetto fondamentale, diciamo, del nostro progetto turistico, perché poi abbiamo ovviamente la questione del lavoro, del manifatturiero, dell'agroforestale, tutta una serie di situazioni. L'autunno per noi è diventato un punto centrale. Questo si inquadra per la prima volta dopo tantissimi anni. Nella ritrovata immagine unitaria dell'Amiata. Il progetto Destinazione Amiata sta prendendo le sue gambe, cioè tutti i paesi del cono dell'Amiata, che tutti hanno utilizzato le castagne, i funghi prodotti i colori dell'autunno, quindi ritrovare quelle cose semplici, buone, che fanno tanta, diciamo così, intimità, ritrovarle su questo cono straordinario, su questo vulcano, per la prima volta coordinate e lanciate in un programma di messaggio, diciamo, promozionale unito. Quindi Bello, questo è questo è un importantissimo. primo grande passo, come dicevano, un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. Speriamo che sia altrettanto per l'Amiata. Ricostituire un'immagine della montagna che in questi Unita. anni, per la divisione provinciale, si era persa. Noi la vogliamo riportare, ovviamente insieme con la Val d'Orcia, e insieme Amiata e Val d'Orcia credo che non ci sia territorio che possa offrire prodotti e situazioni e varietà come il nostro. Una unità, una identità unica in un certo senso, però Badia sta preparando anche un cartellone interessante per Natale. Beh, Natale è la festa della famiglia, dell'intimità, della montagna, della neve, cioè ritrovarsi tutti insieme, quindi una festa dei buoni sentimenti, e noi questo ad Abbadia vogliamo riproporre, non meravigliare nessuno, riproporre piccole, grandi eventi, diciamo, di partecipazione soprattutto, partendo da quello che è uno dei nostri simboli fondanti, diciamo il nostro palio, fra virgolette, le Sì, fiaccole. le fiaccole. Intorno alle fiaccole abbiamo costruito un mese di eventi, vogliamo portare la gente qui, che le famiglie soprattutto, coloro che vogliono trovare le piccole buone cose di sempre, come ripeto, senza voler meravigliare, ma riportando i buoni sentimenti alla ribalta. Quindi Importante. occasioni per famiglie, presepi, allestimento delle fiaccole, animazione, ma tutto con la massima semplicità e la massima sicurezza. Ecco.